Massimiliano Merli e la moglie vivono in Irlanda e si sono ritrovati tra le tante persone che hanno subito le conseguenze dell'alluvione scatenata dalla tempesta Babette nella contea di Cork. La loro casa, che avevano appena comprato e finito di arredare, si è allagata e hanno perso mobili, vestiti, documenti sotto 1,5 metri di fango. Le spese che dovranno affrontare saranno tante e anche un piccolo contributo per aiutarli per loro sarebbe un grande sostegno. Ci racconti che cosa è successo? Quello che è successo è che mercoledì improvvisamente, la settimana scorsa, 18 di ottobre, senza un previsto allerta meteo, a Middleton, County Cork, dove vivo, è arrivata una bomba d'acqua straripando il fiume che in 20 minuti ha fatto uno tsunami, ha allagato completamente tutto il paese, con 1,5 metri di fango. Sono ritrovato senza niente, l'appartamento che avevo comprato a giugno, nuovo, finito di arredare la settimana scorsa, a pieno terra, completamente distrutto. Che ha portato via tutto, dai vestiti ai documenti, a tutto quello che avevamo, mobili distrutti. Qual è la situazione attuale adesso in Irlanda? La situazione attuale è che comunque piove sempre, comunque stanno cercando di mantenere gli argini del fiume, però si è calmato di poco perché comunque tutti i giorni io per lavoro guido e i fiumi sono sempre ancora pieni, c'è sempre la paura che possa risuccedere, faranno sicuramente in modo il comune di Middleton di non farlo più ricapitare, però noi abbiamo perso tutto e l'iter per avere un rimborso sarà lunghissimo e oltretutto c'è anche un problema di alloggio che noi ancora non abbiamo e che comunque ci è stato proposto ancora un pagamento anticipato, quindi la casa sarà ricostruita per almeno i prossimi 4 mesi. Adesso fino a sabato sarò appoggiato da un mio amico, dopodiché oggi ho chiuso il contratto per affittare un appartamento molto caro perché qui gli affitti sono cari, quindi per i prossimi 4 mesi io dovrò pagare un appartamento più il mutuo che ho della mia casa che ho comprato, con un rimborso che sarà fra 4 mesi. Avete mai pensato di tornare in Italia? Impossibile perché comunque io e Alini lavoriamo tutti e due, abbiamo due stipendi chiaramente sicuri che ci danno certezza e poi comunque la casa è da ricostruire. Si parla di un immobile di 300 e passa mila euro che al momento ne vale 20.000. Sicuramente nel mio cuore Fano sarà la prima opzione per poter tornare al più presto, ma non adesso, non credo che sia intelligente tornare in queste condizioni. Lei è fanese. Io originariamente sono di Jesi, però mi sono trasferito a Fano facendo la quarta elementare a Bellocchi fino alle medie e poi dalle superiori mi sono trasferito a Fano con i miei in Piazza Costanzi. Qual è il suo appello ai nostri telespettatori? Allora, posso dire intanto che già molti hanno contribuito con l'IBAN che ho messo su Facebook e Instagram. Io vorrei solo dire che è molto difficile, molto emotivo parlare tutti i giorni, rivedere, aprire la porta, spallare il fango, tutto quanto. Io spero che non capiti a nessuno. Io posso solo dire che tutti quelli che mi conoscono o non mi conoscono, di mettersi la mano sul cuore. Perché le tempistiche per noi saranno molto lunghe e abbiamo investito tutto a giugno nel mutuo, di mandare 1 euro a testa, magari un caffè in meno, ma che può magari tutti insieme aiutare me e Dalini a ripartire. Solo questo. L'IBAN verrà pubblicato e posso solo dire grazie a tutti. Non è una situazione piacevole, però siamo una comunità forte a Fano e so che la gente mi vuole bene. Sì, vi ringrazio e spero di abbracciarvi tutti quanti insieme quando vi vedrò a Fano di persona. Grazie, un abbraccio a tutti quanti.